insegnato, appena sono arrivato a Roma, la parola insegnare è una parola un po', diciamo, grossa, però cerco di dare consigli a amici, ai miei allievi. Sono cambiati un po' i tempi, diciamo, anche. C'è molta fretta. I ragazzi vengono che hanno fretta, vogliono imparare subito, troppo veloce. Questa cosa mi manda ansia, mi manda... Però nello stesso tempo cerco di adattarmi anch'io un po' a questo cambiamento di... Io sono dell'epoca un po' tua, dove studiavamo, dove io un po' ho cercato di studiare anche, perché all'inizio mio padre non voleva, io un po' questa cosa un po' lo ringrazio perché me la sono conquistata, quindi studiavo anche di nascosto, andavo da un amico mio che potevo studiare e mia madre un po' nascondeva, io andavo a studiare robe di scuola, cose, non era proprio così. Però questa cosa mi faceva sempre stare bello, che volevo sempre conquistarmi le cose. Ma io ringrazio mio padre adesso di questa cosa. Adesso un po' i ragazzi vogliono, ci sono quelli che proprio hanno ancora questa tipologia, e gli allievi che hanno questa tipologia adesso vengono da me, lavorano quasi tutti. Perché poi alla fine è bello che comunque quando io non posso fare delle cose cerco di inserirli in questo ambiente. Diciamo che adesso all'inizio ho insegnato in una scuola che si chiama il CHAC, scuola di musica CHAC, dove è stato per me anche un punto importante perché all'inizio non sapevo dove poter insegnare, comunque non avevo possibilità di insegnare in casa. Quindi grazie a Enrico del CHAC mi ha dato una mano, ho fatto parecchi anni da lui, è stata anche una bella famiglia là dentro. Dopodiché ho cominciato a fare dei seminari in giro per l'Italia, perché comunque naturalmente stando sempre in giro non hai la possibilità di stare in una scuola fissa, perché comunque non puoi gestire una scuola. A me piace principalmente suonare live. Per fare l'insegnante mi piace, però se poi deve diventare una cosa che la cosa primaria quella, no, perché per me la cosa primaria è suonare. Ci sono alcuni miei colleghi che fanno solo questo e comunque è una cosa di grande rispetto, però fanno solo questo e magari cercano oggi come oggi di non fare dei tour, magari si trovano a solo fare la dedicazione all'insegnamento. Io lo faccio. E adesso ho il mio studio a casa dove insegno, faccio lezioni private e più organizzo, tra un po' sto organizzando una sorta di seminario con Ricci in giro per l'Italia per la birra, stiamo cercando di affrontare questa cosa forse anche all'estero. Invece vi ringrazio tantissimo, anzi ciao Paolo. Parlaci anche del tuo set. Allora, il mio set è un po' particolare. Allora, c'ho un po' le mie due zone. La zona che io Alex, un po' tutti la chiamiamo la zona loop, dove c'ho la parte dove io faccio tutte, creo i loop, che è formata dal Caon e dal Charleston, un Charleston piccolo da 10. Con un remoto, perché stando sempre tutto all'impiedi devi cercare comunque di tenere tutto all'impiedi, quindi cercando anche sulle robe. E poi ho tre tumbe, quinto con e tumba, un bongo, un djembe, sempre birlo, la rabuca, un timbales, tutto montato sul rack. E poi c'ho la parte di dietro che è tutta la zona dei toys, tutta la zona del tavolino, tutta la roba. È abbastanza un po', diciamo, anche complicato un po' set. Poi tantissimi piatti. Piatti, quest'anno ho deciso di usare piatti molto, molto fini. Uso questi della UFIP Experience che sono molto fini perché lavorando molto con le mani e anche con i mallet, in alcuni pezzi, quando fai, diciamo, sulle aperture delle dinamiche, su con i mallet, devi comunque
il piatto fino ti dà più, mi dà più in questo momento, in questo tour, mi dà più padronanza di controllo. E quindi sto cercando di usare molti piatti fini. Sono solo un china un po' spesso, che è non mi ricordo comunque sulla mia sinistra, che praticamente lo uso in due o tre momenti, diciamo. Però tutti gli altri sono tutti piatti molto fini e anche molto grandi. Già nido come la marmellata, se non l'hai mai mangiata di mattina fa bene alla testa, e poi ti tira su. L'autostrada è piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso che ormai non guido. Poi io vivo a Frascati, sì, perché Frascati è nato pure da stavo facendo un concerto con, non lo so, con Amedeo Minghi, mi sembra, non so con chi era. Durante il soundcheck passeggiata, dopo il soundcheck passeggiata, questo posto mi ha affascinato subito. Io prima stavo al centro di Roma, poi ho detto no, questo posto è interessante. Il giorno dopo sono ritornato e ho cercato una casa a Frascati, ma lì non mi sono preso più. Pensa che con Marcello noi ogni anno ci ritroviamo giù in Calabria, perché lui sta a Palmi, no? Adesso a Reggio e a Pellaro, diciamo. Però durante il periodo natalizio, quando poi tutti si incontrano, c'è un momento di incontro, un giorno glielo dedichiamo, ci vediamo tutti in un posto, il nostro amico Alfredo Verdini, un mio allievo professionista, che praticamente organizziamo questa mangiata di quelle pazzesche, tutti i musicisti di giù. È un po' tipo la drummeria, no? Che fanno al nord, noi la facciamo, capito? Al sud però. Però prima pensiamo a mangiare e poi magari poi ci divertiamo a suonare. È bellissima questa cosa. Ringrazio Planet Gramma perché Planet Gramma secondo me è il futuro. Vi auguro veramente tanto. Poi vedo che siete persone particolarmente stupende, secondo me, che date il sangue e date la vita a questa cosa. Come tutte le cose, come tutti i sacrifici, alla fine i sacrifici, se uno li fa, o prima o dopo, comunque saranno ripagati. E questo è un consiglio che do ai ragazzi, quindi non perdere, se volete raggiungere un obiettivo, se lo volete raggiungere lo sapete come arrivare, quindi non vi buttate giù, cercate sempre di avere la forza di fare le cose. Anche nei momenti un po' di tristezza o di malinconia, perché diciamo che non stiamo vivendo un momento della musica in Italia carino, però secondo me girerà questa cosa, ci saranno momenti positivi. Grazie per Già nido come la marmellata, se non l'hai mangiata di mattina fa bene alla testa. Poi ti tira su, l'autostrada è piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso? Che ormai non guido più, non lo guido più. Quando il tempo fa sempre tardi, forse ti sorpasserà, quando pensi solo a quello che non va, quando resti solo e pensi solo a quello che non hai. Gelido è qualcosa non vorresti mai, gelido sarai, gelido sarai. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica.